Al comunale di Castelnuovo Vomano parte l'assalto all'eccellenza di Montorri 88 e San Gregorio, un solo posto a disposizione nel triangolare finale, con i gialloneri che vogliono far valere la tradizione ultraventennale nella massima serie regionale e riconquistarla a 4 anni di distanza dall'ultima volta. D'altro canto, l'intenzione della formazione aquilana è quella di coronare il sogno, dopo una stagione da protagonista che l'ha vista chiudere al terzo posto, con 49 punti all'attivo, 4 in meno degli avversari. Prima della gara, un minuto di silenzio in ricordo del piccolo Tommaso. Grande intensità sin dall'avvio. Al quinto Davide Di Sante calcia da distanza siderale, senza successo. Risponde Tinari all'ottavo con un diagonale che chiama Bruno agli straordinari. Fase di stallo nella parte centrale di gara. Al 38esimo Di Silvestre apre il piattone alla ricerca del palo lontano, da ottima posizione. Di Casimiro non è dello stesso avviso e si distende. Cresce il Montorrio. Al 43esimo in comprensione difensiva del San Gregorio. Luli ne approfitta, serve Ridolfi. Di Casimiro blocca in due tempi. Sul finire di primo tempo Menegussi riceve, stoppa, si gira in aria ma non trova la porta. Con le immagini di Manuel Centurame passiamo alla ripresa, che si apre con la rete del vantaggio del Montorrio. Mauti prova da distanza siderale, Di Casimiro respinge. Sul corner successivo Manuel Di Sante trova la traiettoria perfetta e con l'aiuto del legno batte Di Casimiro per l'1-0 che sembra poter dare la qualificazione ai gialloneri. Reagisce invece alla perfezione il San Gregorio e si porta in avanti. Due episodi da moviola tra il sesto e il ventesimo. Protagonista sempre Menegussi, che prima va a terra in un contatto con Di Francia e poi in quello con Di Silvestre. Per il signor Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona non c'è nulla. Al ventesimo arriva la rete del pari. Punizione battuta da Tinari dalla tre quarti di campo. Ci mette la testa a Ricci e beffa Bruno per il pareggio ospite. Il Montorio non vuole portarle supplementari e si riversa in avanti. Mosca crossa dalla destra. Fidanza non riesce a correggere verso la porta. Manuel Di Sante ci prova da distanza siderale. La sfera rimbalza nei pressi di Casimiro che non si fa beffare. Nel finale Manuel Di Sante si libera da una marcatura in area, Di Casimiro è ancora provvidenziale, tiene in vita il San Gregorio e manda la partita ai supplementari, che si aprono con l'espulsione di Luli, che atterra un avversario lanciato in porta. Per il signor Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona è penalty. Dal dischetto Menegussi è freddo e non sbaglia. Gara che sembra ancora una volta morire così. Longo all'occasione del KO, ma in diagonale non trova la porta. Sul finire del primo tempo supplementare, solo Maca interviene su Manuel Di Sante in ripartenza, e per Giallorenzo è secondo cartellino giallo e conseguente espulsione. Il secondo tempo è un monologo giallo-nero. Al quarto Manuel Di Sante da buonissima posizione telefona a Di Casimiro. All'11esimo l'estremo ospite respinge senza troppi problemi il calcio di punizione di Manuel Di Sante. Il numero 10 un minuto dopo crossa al centro, trova la testa di Di Francia che però non è per niente preciso e manda al lato. A due minuti dalla fine passa cantando, fa esplodere di gioia il comunale di Castelnuovo Vomano e regala il pareggio ormai quasi sperato al Montorrio, mandandolo al triangolare con Ortone e Fontanelle. Per il San Gregorio resta l'amaro in bocca, ma la consapevolezza di aver giocato nel miglior modo possibile. Il pubblico ospite occorso a Castelnuovo lo sa e accompagna con un lungo applauso l'uscita dal campo dei loro calciatori. Sì, no, è stata, devo essere sincero, una bella partita piena di emozioni e devo fare anche complimenti al San Gregorio perché hanno giocato anche loro una grande bella partita. Peccato che ci siamo mangiati tanti gol e potevamo soffrire di meno, però poi il calcio alla fine avevamo perso se non facevamo nell'ultimo assalto il gol. Stavo raccontando una sconfitta che secondo me alla luce dei fatti non c'era, però il calcio è questo, però devo dire bellissima partita, piena di emozioni e faccio di nuovo i complimenti al San Gregorio perché ha fatto una bella partita. Ma io una la conosco molto bene e l'altra anche abbastanza perché i giocatori, ho fatto qualche anno di eccellenza, li conosco anche giù nell'Ortona, c'è Ndiaye, c'è Ligocchi, c'è Dragani che ha giocato a Morro d'Oro, quindi giocatori che conosco. Fontanella la conosco tutta perché sono tutti qua vicino e la conosco tutta, quindi secondo me sono due ottime squadre. Fontanella ha una difesa granitica anche se segna non tantissimo, gli altri sono anche un'altra bella squadra, quindi io penso che a sto punto veramente è un terno al lotto il triangolare. Chiaramente adesso ce la giochiamo per vincere perché adesso conta solo la vincente. È difficile, però è anche bello, questo è il bello del calcio. Purtroppo il risultato vi condanna, ma il San Gregorio oggi ha fatto una grandissima partita. Eh sì, purtroppo perdere, pareggiare al 119esimo rode perché alla fine avevamo battuto colpo su colpo la squadra qui in Montorio che è fortissima. Sapevamo insomma che la partita la dovevamo mettere su questo binario. Purtroppo il calcio è anche questo qua, fin quando l'arbitro non fischia devi mantenere sempre l'attenzione e la concentrazione. È bastato un errore, ecco qua che passi da un'emozione di
di vittoria ad un'emozione, devi dare il 5 a tutti quei ragazzi che sono stati veramente ingommiabili oggi, proprio hanno lottato su ogni pallone e quindi rimane il rammarico, diciamo, di non aver passato il turno. Sì, abbiamo preso questo gol direttamente da calcio d'angolo. La squadra ha reagito bene, abbiamo cambiato modulo, siamo andati un po' più nell'essere propositivi. C'è stata una defaillance dell'arbitro netta, vista anche da loro, forse se avessero dato il rigore dopo 5 minuti la partita sarebbe cambiata sicuramente. Poi abbiamo reagito, siamo andati in vantaggio, grandi rischi non ce ne sono stati, se non gli ultimi 3 minuti, 4 minuti, quando purtroppo... quando in pratica la concentrazione devi a livello di resistenza proprio aumentarla, in quel caso si è abbassata e abbiamo fatto un errore tattico madonnale e ci ha punito, perché poi con queste squadre logicamente al minimo errore viene punito.